Buongiorno beatmaker, oggi cercheremo di fare un beat chip massimo pericolo. Cercheremo di fare qualcosa, vediamo quello che esce. Praticamente qua c'è già, ho già questi accordi, è qua che si trova un MIDS 4 che è il mio il pacchetto di MIDI Melody, che potete trovare il link qua sotto per poterlo scaricare. Ragazzi, quindi andiamo subito e proviamo a fare questo beat. Sentiamo un po' come fa la melodia, no? Praticamente ho usato Dune 3 come library, quindi come strumento. Gli accordi fanno così. Ragazzi, a me comunque mi piacciono tantissimi gli accordi. Quindi qualcosa del genere, ecco. E quindi l'ideale sarebbe di mettere quella specie di drum che c'ha Massimo, no? E quindi entriamo, andiamo. Quindi lui fa tipo roba, spesso la maggior parte delle sue canzoni è roba tipo reggaeton. Quindi andiamo a cercare roba tipo afro, reggaeton, roba così. Così magari. Quindi proviamo un po' a continuare con questo tipo e poi vediamo un po' cosa ne esce fuori. Ecco. Quindi continuiamo a usare un po' Dune, no? Perché a me piace molto come plugin. Qua l'ultimo ha il problema di alzare di una nota, proviamo di abbassare. Ok, proviamo un attimo così, vediamo come.
Ok, adesso già ci siamo più o meno a livello di melodia, poi adesso cerchiamo di aggiungere i bassi, ecco. Aggiungiamo tipo il kit, tipo discoteca. Tipo brani house, ecco. Quindi adesso cerchiamo di aggiungere il basso, un basso semplice, semplicissimo, cerchiamo. Il basso, a me ragazzi, come ho sempre detto, a me piace molto il basso che si trova su Nexus. Magari prima di provare il basso di Nexus, cerchiamo, usiamo il basso che si trova su... proviamo con un 8-8. Con... L'8-8-8. La pronuncia è giusto. Quindi il basso deve essere semplice, efficace e basta. Tipo così. Ancora. Facciamo scendere ancora di un ottavo. Perfetto, mi piace. Poi voi vedete, noi diciamo... Magari proviamo di alzarlo di 10 bpm. Poi adesso magari cerchiamo uno strumento, qualcosa che rafforzi lo...
proviamo adesso a sostituire proprio lo snare. Mettiamo quello snare che abbiamo prima provato. Quindi abbassiamo il primo, mettiamo il secondo. Adesso suona meglio, ragazzi. Quindi proviamo a mettere questo come il terzo, cambiamo il colore. Boh, ok. No, anche il terzo, il colore del terzo, ok. No, non più, ok. Poi dopo aggiungiamo qualcosa di interessante. Aggiungiamo qualcosa di interessante. Praticamente mettiamo. Adesso mettiamo il basso. Quel basso di prima lo mettiamo come il basso principale. Quel basso che stavamo cercando, che alla fine non l'ho più cercato perché stavamo cercando di usare l'8-8. 8-8. 8-8. L'8-8. Adesso cerchiamo un basso che sostituisca l'8-8. Il mio basso preferito è triangolo. Andiamo qua e cambiamo. Ok. Mettiamo questo basso che sostituisca l'8-8. Deve sostituire l'8-8. Quindi lo allunghiamo. Quindi lo mettiamo le stesse note di 8-8, ecco. Ok, va. Ok, così magari è un po' più basso, ecco. Proviamo a farlo scendere di nuovo perché mi piace il basso che deve essere basso, ecco. Così. Secondo me già così va bene. Proviamo di mettere un po' di distorsione del decapito. Magari lo mettiamo dopo, nel ritornello. Quindi mettiamo che quello sia nel ritornello soltanto, così all'inizio mettiamo questo 8 finto. Partiamo verso da su, verso il basso. Mi piace. Va bene, va meglio secondo me, così va molto meglio. Mettiamo questo così, da qua in poi deve iniziare l'altro strumento. Qua dopo.
Ok ragazzi, questo era tutto. Scrivetemi sotto, ragazzi, dato il progetto ve lo lascio, scaricate, modificate, fate quello che volete. Ci vediamo al prossimo video. Peace.